molto più bello di quella scelta profetica è l'intergenerazionalità. Ragazzi, giovani e adulti che in associazione imparano a camminare insieme e ad accompagnarsi reciprocamente. Un altro frutto è, possiamo dire, che è questo rapporto nuovo che si è creato tra i preti e i laici che camminano insieme, che si impastano la vita insieme, che cercano di seguire Gesù insieme. E poi un altro frutto è invece il protagonismo dei giovani presente nell'azione cattolica, perché Fania Quaderni, da giovani, hanno dato gambe al loro sogno. E quindi vi aspettiamo tutti l'8 settembre, sabato 8 settembre alle ore 10 a Viterbo. Ciao! Una forte identità che ogni giorno guida.